In queste ultime 2 settimane la questione petrolio nel Vallo di Diano sta monopolizzando la stampa e il dibattito politico. Nel dibattito tra favorevoli e contrari spesso ricorre l'esperienza della Basilicata, dove le estrazioni petrolifere sono una realtà da quasi 20 anni. Siamo a Viggiano, in Val d'Agri, nel cuore della Basilicata Saudita. Alle mie spalle il centro di lavorazione oli dell'Eni. Ma cosa pensano i viggianesi di 20 anni di estrazione petrolifera? Il lavoro di esplorazione è una cosa, diciamo, buona, nel senso che il petrolio porta ricchezza, però bisogna saperla sfruttare, questa ricchezza. Se i nostri politici non sono in grado di sfruttarla, a partire dalla regione, non diciamo i sindaci, ma la regione, il petrolio è una povertà. I sondaggi praticamente consistono, si sceglie una zona e questa zona viene esplorata con o esplosivo o dei appositi camion che si chiamano vibratori. Ma l'impatto ambientale, diciamo, non è che è proprio un grave danno che creano. E in questo sondaggio si vedono reale dove si trova il petrolio, a che profondità si trova il petrolio. Allora, da quanti anni sono presenti le estrazioni petrolifere? Ma, diciamo, gli anni 90 sono cominciate queste estrazioni petrolifere. Facciamo un bilancio: sì, negli anni 90 sono iniziate le estrazioni petrolifere, cosa ha portato il petrolio a Viggiano? Ma, diciamo, apportato tanto, ma quasi niente però, perché, diciamo, la manovalanza viene sempre da fuori. Quando i cittadini di Viggiano, se andiamo a fare un sondaggio, non lo so se l'avete fatto, ci sta molta disoccupazione, e questo non dovrebbe accadere, perché io locale, ti sto dicendo io da viggianese, che mi vergogno pure di essere viggianese, purtroppo oggi sono disoccupato con 6 persone da dare a mangiare a casa. Non lo so se per voi questa è una cosa giusta. Estrazioni petrolifere a Viggiano da 15 anni, possiamo tirare un primo bilancio? Io credo che l'unico vantaggio che c'è qui è che il comune di Viggiano prende delle royalties, perché quelle vanno in base alla produzione di petrolio, all'estrazione, in base al numero dei pozzi. Per il resto non vedo grande futuro, perché se andiamo a guardare le indagini dell'Eurispes e dell'Istat e di altre società, insomma, ci dimostrano tutto il contrario. Cioè, la Valle dell'Agri ha una disoccupazione che è circa un terzo superiore a quella dell'altra parte della regione Basilicata. Quindi, non lo so, il bilancio per il momento è negativo, però io non dispero che le cose possano cambiare. Sarebbe opportuno non farsi abbagliare dai facili guadagni, perché questa è una cosa che porterebbe fuori strada. E invece io credo che fare un'analisi attenta delle ricchezze che ci sono nella nostra terra e nella vostra, perché poi fondamentalmente siamo uniti dalla... è vero che siamo divisi da un confine, ma è un confine più teorico che pratico. Il petrolio non porta occupazione a lungo andare. Ci sarà occupazione all'inizio solo quando, laddove viene costruito un centro oli, sì, ci sarà un'occupazione per 1 anno, 2 anni. Poi quegli occupati andranno via. Diciamo, le risposte non sono mai così semplici. In questa cosa qui non c'è mai o il bianco o il nero. Ci sono molte sfumature, a partire dal fatto che quelli che sono a favore del sì è gente che ha bisogno di lavorare. Quindi è più semplice dire sì che dire no. Il petrolio porta ricchezza, ma molte volte la politica non sa usare questa ricchezza. Sì, e questa è un'altra bella domanda. Il problema è proprio questo, cioè la politica è molto, a tempi molto lunghi rispetto alle estrazioni. Le estrazioni hanno tempi strettissimi, bisogna realizzare profitti subito, e questo è un fatto normale, non credo che sia criticabile. Il problema è avere un personale politico che sia adeguato a questa dimensione, e da quello che stiamo vedendo noi qui non mi sembra, perché c'è tutta la parte del monitoraggio ambientale, tutta la parte dell'epidemiologia e quindi delle malattie, dei tumori, cioè questa è una parte, insomma, molto delicata, per la quale, insomma, cioè, voglio dire, se qualcuno mi viene a dire ti do 100.000 euro però ci fai fare le estrazioni, io ho già detto di no.
Siamo con la signora Domenica e la signora Maria Cristina, che abitano a 500 metri dal centro Oli. Il comune di Viggiano da 15 anni più o meno estrae il petrolio dal sottosuolo. Qual è la vostra esperienza? La nostra esperienza è un'esperienza bruttissima, perché io sono 20 anni che ci abito, il centro Oli non è venuto dopo di me, io già ci abitavo, come anche la signora Cristina uguale. Quindi è un'esperienza che non ve la so neanche descrivere, perché non si può vivere in quelle condizioni, rumore di notte, di giorno, il cattivo odore. Stamattina non si poteva uscire fuori di casa. E quando apri le finestre per far entrare l'aria pura, per scambiare l'aria, non entra l'aria pura. Mi conviene di tenermi l'aria che tengo io dentro, non farla entrare quella, perché poi non se ne va facilmente. Nella zona là dove stiamo noi ci sono diversi casi di malati di tumore, tra l'altro pure mio marito ha avuto problemi, si è curato, ma non è solo mio marito, è poi la preoccupazione dei figli. Cioè, io sono arrivata a 42 anni e va bene, mio marito pure a 38 anni gli hanno scoperto solo linfoma, l'ha curato e grazie a Dio adesso sta bene, ma chi ci dà la certezza che effettivamente stando là noi stiamo bene? Abbiamo saputo che in alcuni negozi, perché nella Val d'Agri abbiamo il rinomato fagioli di Sarconi, le mele della Val d'Agri e i vini delle terre dell'Alta Val d'Agri. Quindi ci sono alcuni prodotti della nostra zona e abbiamo saputo che in alcuni negozi espongono il cartello mele non della Val d'Agri, fagioli non della Val d'Agri. Perché quando scoprono che vengono coltivati in Val d'Agri, dove c'è un centro Oli, dove ci sono delle estrazioni petrolifere, giustamente la gente ha timore che questo potrebbe essere inquinato. Non gli do torto.